Cadere così, ragazzi, sbagliate, che cadere così. Ah, vero, perché non sa vero, ok. Mentre ci accingiamo a terminare le riprese di 2000 passi, voglio iniziare finalmente con i vlog, con i video backstage della storia di 2000 passi. Quindi vi ricordate quando qualche settimana fa ho detto non vi aspettate adesso che usciranno video in continuazione? Mentivo, perché da qualche momento bisogna pur partire, no? E quindi ho iniziato da adesso. Anche perché aspettare ancora non avrebbe senso, alla fin fine non è che mi seguono tutte queste gran persone sul canale, di conseguenza posso iniziare a far uscire i video, poi quando la gente li vedrà, li vedrà. Si parla del 2017, si parla della fine del 2017, quindi della fine della scrittura del copione e l'inizio delle prove, con già qualche attore che poi è stato confermato e qualche attore che non è stato confermato, più che altro per una scelta artistica, perché magari serviva una persona che parlasse una determinata lingua e quindi abbiamo preferito lo straniero all'italiano. Anche se vedrete, perché questo è il primo video ufficiale del backstage della serie di 2000 passi, ma vedrete gli enormi cambiamenti continui che ci sono stati nella produzione in questi anni. Perché praticamente quando una cosa si porta troppo a lungo, poi finisce sempre che cose che valevano fino a un certo punto poi non valgono più. Per vari motivi, cambiano le situazioni, cambiano le idee delle persone. Già per esempio nel 2017 stesso c'è questo periodo del video, alcune persone che erano praticamente tutti i giorni con noi di colpo sono andate via e quindi siamo rimasti poi successivamente io e Carmelo, ma comunque lo vedrete piano piano nella storia di questo film tutto quello che è successo. Ne sono successe di tutti i colori e ad un certo punto neanche io credevo più che avremmo fatto veramente questo film. Non vi spoilerò niente perché vi dovete vedere i prossimi video se volete, ovviamente, e quindi inutile che vi anticipo troppo. Vi lascio al video di oggi, che è un inizio della storia di 2000 passi. Sì, di qua dove ci sono scenerazioni metto fumogeni e petardi ovunque. E loro si sciariano e lui di quelli sta per portare la dieta. Dobbiamo aggiungere solo queste cose, fumogeni, petardi e le scarpe dove manca. Cinotto che fanno? No, perché qua non ne hanno loro. Ecco, qui praticamente stavo preparando lo storyboard con i pupazzi, sì, con i giocattoli, perché non sapendo disegnare quasi per niente, o perlomeno se mi metto a disegnare ci perdo un macello di tempo, quindi ho fatto una cosa più sbrigativa, ho fotografato praticamente tutte le scene e lo vedrete anche nei prossimi video. Come dovevano venire, come doveva essere tutta la situazione, e alla fin fine è uscito fuori un bello storyboard, ecco, che poi praticamente è servito solamente come promemoria, perché non è stato utilizzato quasi per niente, perché avevo tutto in testa più o meno. In questi anni non mi sono dimenticato come fare la regia,
qualche dettaglio magari del copione sì, però non mi sono dimenticato le inquadrature, il mood che volevo. Comunque più volte abbiamo ripreso il copione in mano, quindi di conseguenza era impossibile che io dimenticassi. E niente, poi quello che stavo facendo qui, poi lo vedrete nel film, o se l'avete visto già. Tutto è iniziato da 2017. Che ne sono diverse questa promozione? Che stai facendo, Federico? Video del mese. Cominciamo, che stai facendo anche il video. Suona la campana. La campana! Suona la campana! Vero! Ci sarà qualche paese ci fa? Giovanni sale allarmato, vede la scena. E che i due amici stanno. Nicola si fa riempire la spadella fino all'orlo di cibo da Giovanni. Giorgia che sto con la scrivania. Basta, compare, non ce ne entra più. Poi ci sono. Allora, basta, compare, non ce ne entra più. Stiamo così, perfetto. Stiamo così. Però qua Sofia, non ho qualcuno. C'è Sofia. No. La sappiamo. Ce la facciamo però. No, però spiega come. Ma esisti? Io sono il colonnello Lafayette della residenza del. E ordino di venire qui davanti a me e i suoi compagni. Mi hanno trovato e aiutato. L'hai scritto ad Edgar? No. Cioè, tipo quest'altro. Va bene, grazie. No. Sì signora, lo giuro. Non avrei motivo di mentire. Quanti soldati ci sono nella casa? Altri tre italiani, siciliani per la precisione. Altri tre italiani, siciliani. No, lei è tranquilla, sempre. Disarmati. Chiama loro, no anni. Aspetta, io qua dico, ma è tutto a posto? Tipo, tu devi fare una cosa del tipo, ma è tutto a posto? Parlando con... Ma è tutto a posto? Non penso che questo gli vuole chiedere a me. Ma sono il fucile, venite qua! E mani in alto. E mani in alto dice la faccia. Io lo dico piano, e mani in alto, e tu glielo dici fuori. E mani in alto! Noi poi andiamo al loro accampamento della resistenza. All'accampamento della resistenza, noi siamo nel nostro angolo, e non è la resistenza. Penso che si intendono. E fa adesso. Giovanni, ci sei tu? A lei, qua praticamente, qua cadete così, che cadete così. Ah, vero, perché non sapete, ok. Qui vabbè, siamo così, mettete sul centrale. Aspetta. E domani vieni con i pantaloni. Stai bene, lo dico, da sempre passare. Bello questo backstage. Ehi. Rocco, sbrigati e vieni qui. Rocco. Vai, Rocco. Rocco, togli dalla strada e vieni qui, dobbiamo andare via, subito! Ma che fa quel deficiente? Le prove. Gli attori praticamente confermati, Rosario, Nicola e Carmelo, sono qui presenti e già qui iniziano le prove. Ho tagliato qualcosina, giusto perché non voglio spoilerare troppo adesso, o comunque su YouTube. Vedrete poi, appunto, dalle prove all'interpretazione finale. Magari poi più avanti farò qualche video anche di comparazione, di... perché neanche io immaginavo come sarebbe poi alla fine venuto il film. Cioè proprio qui ero ignaro completamente. Cioè avevo scritto il film ma non avevo proprio idea di costume, di niente, zero totale. Di conseguenza è stata una sorpresa anche per me, anche perché in questi anni sono cresciuto. Che stai facendo con questa... A volte mi blocca il cervello. Volevo riprendere che fate sempre battute. Aspetta, visto il casalo di mamma, facevo mai. No, vabbè, finendi. Andavo qua, a pagina 66. Sì, ma ancora... Facci bene. Ancora, mio fratello non l'aveva. Allora, dove è? Ora, tanto, ritorniamola. Vabbè, pagina 60. Scena. Dai, fateci sognare. No, eccola lì. Ma la devo dire questa, non ho. Non lo so. La nostra terra. Terra. È come quando incontri la tua fidanzata dopo tanto tempo. Qua devi fare tipo che racconti, no? Piero Angela, dai. La nostra terra. È come quando incontri la tua fidanzata dopo tanto tempo. Ti rimani a guardarla e non sì, riesci ma non neanche così. A fare. Meno che esci. Oh, Sara, tu fa? Vieni. La vedo da qui. Ma tu non hai venuto. La vedo. Casi, se di alto morì un frate, diciamo. Cosa? La merda rossa. Cosa?
Ho capito quando dicevi che non scambieresti mai la libertà di stare qui in cambio di soldi. Io ho un po' di paura. Di cosa? Di andare a casa. Come? Sei stato il più coraggioso di tutti e adesso hai paura. Perché? Oh, non lo so, ho desiderato troppo di tornare a casa e con tutto quello che abbiamo passato l'ho desiderato così tanto che pensavo che pensare che non ci sia. Da pensare il mio marito. Si mette a leggere da 10 metri dopo. No, non lo so. E sì, mio marito. E allora sì, mio marito. Dai, non lo so. E mi spaventa. Ma devi stare tranquillo. Se stai vivendo il miracolo vuol dire che te lo meritavi. Tutti ce lo meritavamo. O forse ha fatto incazzare Dio per qualche motivo. Ok, spero che questo primo approccio a questa serie di video, ovvero appunto la serie di video che parlerà del mio film, del mio secondo film, vi sia piaciuta. Ne farò altri ovviamente perché ho un materiale infinito. Infinito no, però ho abbastanza materiale. E soprattutto voglio migliorare la narrazione. Quindi questo è un primo approccio semplice e tranquillo, poi andremo a esagerare, a migliorare. Spero che il video vi sia piaciuto, condividete, visitate il mio sito internet federicomaiart.com, trovate tutto nella descrizione. Se avete qualche domanda commentate, se volete vedere qualcosa in particolare ditelo, se possibile ve lo faccio vedere e noi ci vediamo al prossimo video.